Il day after della sentenza del CONI che ha rigettato il ricorso del Trapani regala al Pescara un momento di rinnovata fiducia. Le ore che hanno preceduto il verdetto hanno fatto passare per la mente conseguenze di una dolorosissima retrocessione che per ora è evitata, ma che andrà conquistata sul campo nelle due gare di playout col Perugia. C'è volontà di ricompattarsi di fronte al fondamentale obiettivo da raggiungere. Ieri il presidente Daniele Sebastiani, subito dopo la sentenza, si è recato al Poggio per parlare con i giocatori, comunicare il verdetto, caricare la squadra, lanciare questo messaggio già partito dai nostri microfoni una settimana fa, dopo la gara del Bentegodi. Ed è difficile quando ti trovi in questa situazione per gente che magari non è abituata, però siccome ci siamo, o tirano fuori i coglioni oppure è giusto che andiamo dove dobbiamo andare. Ma un altro segnale estremamente significativo lo ha lanciato il tifo organizzato con un comunicato diffuso dai Pescara Rangers. Oggi non è il momento di fare processi, inizia così la nota. Oggi non è il momento di chiedere il perché siamo arrivati a questa situazione. Oggi la cosa importante è che possiamo giocarcela, che ancora una volta dipendiamo da noi stessi. E poi l'appello ai giocatori: dimostrate a Pescara Città di essere degni di essere qui, di essere in questa categoria non per sbaglio, di essere uomini prima di essere giocatori. E infine, a Pescara tutta, alla Pescara sportiva, diciamo che ora è il momento di unirsi. Non si può cercare un colpevole a questa situazione. Se ci stiamo giocando una finale play-out, la colpa è di tutti noi. Nulla ci è dovuto, mettiamocelo bene in testa. Tutto quello che di buono abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuto con costanza e sacrificio. Quindi la salvezza non è il minimo che ci tocchi. Oggi è la nostra Champions League. Con questa iniezione di fiducia, i biancazzurri continuano a preparare il match d'andata di lunedì sera allo stadio Adriatico Cornacchia. Le sedute di domani e dopodomani saranno quelle determinanti per capire le scelte di Sottil. In salita le quotazioni di Campagnaro, ma il tecnico di Venaria deve capire se è il caso di impiegarlo dall'inizio oppure se inserirlo in corso d'opera, tenuto conto che c'è una gara di ritorno, che il Toro di Moron non ha mai giocato dopo il lockdown e della fragilità dei suoi muscoli. Ma Campagnaro cercherà di lasciare un'impronta, visto che dopo i play-out appenderà gli scarpini al chiodo. Anche in casa Perugia il tifo organizzato si è mosso e i supporters hanno incontrato i giocatori nel ritiro di cascia per ribadire vis-à-vis il contenuto del comunicato diramato giorni fa e di rispettare la piazza e la gente di Perugia, comportarsi da uomini e professionisti. I prossimi giorni diranno se Massimo Oddo potrà contare su Buonaiuto e Melchiorri, che hanno problemi rispettivamente a caviglia e ginocchio. Intanto la Pescara Calcio stamani ha dato informazioni sulla procedura di rimborso delle quote non godute dagli abbonati per la mancata presenza di pubblico nelle partite contro Juve Stabia, Empoli, Perugia, Frosinone, Livorno. Al link www.rimborso.info della piattaforma ListTicket, accedendo dalle 16 del 13 agosto alle 23.30 del 14 settembre, sarà possibile richiedere l'emissione di voucher dell'importo dei ratei delle 5 gare. Il voucher avrà validità di 12 mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato per l'acquisto online e o presso il Pescara Store per servizi di biglietteria. Il voucher potrà essere ceduto a terzi e potrà essere utilizzato in più transazioni fino al raggiungimento del suo valore.